Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuta a una puntata, abbiamo ospitato una cantatrice, Greta Palmieri. E a questo punto la prima domanda più spontanea per chi ci ascolta e non ti conosce, perché noi ti conosciamo artisticamente, come descriveresti Greta? Allora, sono una ragazza che ama la musica e che fin da bambina l'ha sempre coltivata, studiando canto, studiando il pianoforte, studiando chitarra e scrivendo le proprie canzoni. Ho partecipato a diversi concorsi canori e mi sono sempre esibita e poi da poco è uscito il mio nuovo singolo, Il Giardino delle Parole, che un po' racchiude la trilogia delle canzoni in acustico. A questo punto parliamo dell'ultimo singolo, Il Giardino. Come nasce questo singolo? Da cosa trae ispirazione? Perché questo titolo? Allora, Il Giardino delle Parole l'ho scritto insieme a Francesco Palma, che è un ragazzo che abbiamo in qualche modo collaborato per la stesura del testo, e poi diciamo la musica, il pianoforte l'ho curato io. E è nata in maniera casuale, proprio insieme abbiamo trovato una sintonia tra di noi e poi è nata questa canzone. E Il Giardino delle Parole parla proprio delle insicurezze, no? Di essere se stessi, perché a volte si ha paura di essere se stessi, però in qualche modo si è sempre giudicati. E io sono stata sempre un po' fuori dalla cerchia, insomma, di questo mondo, è un po' diversa. E in questa canzone dico in qualche modo sono me stessa, ecco, scrivendo la musica, scrivendo le canzoni. E poi hai detto appunto chiudo una trilogia perché in realtà i primi due brani comunque fanno riferimento sempre comunque alle parole, ai pensieri, perché Pioggia di ricordi è l'eco dei pensieri. In fondo è un pochettino in sé lavorare e giocare con le parole che poi porta a questo obiettivo che è l'ultimo brano. Sì, diciamo, entrambe le canzoni, insomma, tutte e tre le canzoni le ho scritte più o meno per periodi vicini, soprattutto durante la pandemia. E sì, sempre racchiude i pensieri perché io sono una persona pensierosa e attraverso, no, la musica riesco a esprimermi perché a parole sono un po' impacciata per la mia timidezza e con la musica riesco a esprimermi meglio, soprattutto scrivendo io le canzoni. Nella realizzazione dei brani nascono prima le parole, oppure nasce un riff, un beat, oppure accidentalmente a volte nascono insieme. Allora, io scrivo soprattutto il testo, diciamo, parte tutto da un'idea, no? Soprattutto guardando le serie TV, leggendo i libri, riesco a esprimermi al meglio. E Il Giardino delle Parole è stato ispirato per il mio amore per anime giapponesi. E ho visto questo film, ho detto un po' mi invento la storia, no? Di quello che mi suscita le emozioni e così ho scritto la canzone guardando questo film di anime. Citato cartoni animati, quindi sei un pochettino nerd. Quindi girando in questo ipotetico giardino, i pensieri nascono e muoiono, però rimangono nelle immagini di questo cartone che ti gira nella mente. E diciamo, loro ci sono proprio la trama del film racconta che due ragazzi marinavano la scuola per andare in un giardino, soprattutto i giorni piovosi. Io scrivo durante i giorni piovosi e quindi c'è stato proprio un collegamento netto tra le due cose. C'è un altro artista che ha fatto il Festival di Sanremo che dice che c'ha il nome Mr. Rain, che dice che è ispirato durante le giornate di pioggia. Quindi per te l'ispirazione per lui è un pochettino deficitaria, visto che piove poco. Diciamo sicuramente c'è questa cosa in comune.
suonato dal vivo, tu hai partecipato a diversi concorsi, cosa ti porta a livello di emozione? Ti riporta dietro aver partecipato a tanti concorsi e che cosa ti ha fatto poi crescere anche artisticamente? Sicuramente ogni concorso mi ha dato del suo, no? Soprattutto conoscere nuove persone, condividere la musica. Ci sono dei concorsi che, come diciamo, vicino a Pesaro ho fatto e dove sono arrivata in finalissima e insomma, è stato un traguardo molto importante. E a Marotta, ecco. Cioè proprio è stato, per arrivare alla finale è stato qualcosa come una vincita, no, di questo concorso. E sicuramente è stato bellissimo conoscere altri cantautori. Poi il Cantagiro, sono arrivata a finale nazionale, alla semifinale, e sicuramente mi ha dato, insomma, del suo sempre formarmi, conoscere altra gente. Ecco, da ogni concorso ho imparato un po' del buono e soprattutto portarmi a casa nuove conoscenze e nuove persone e nuova musica. Salire sul palco e vedere sotto delle persone che inizialmente sono silenziose, ma poi chiaramente sono attratte dalla tua musica, quindi si emozionano, si muovono, sono vive perché è lì chiaramente la tua musica. Che sensazione provi quando li vedi che partecipano alla tua canzone? Beh, io siccome sono una persona un po' introversa, un po' chiusa, quando canto mi immergo nel mio mondo per comunicare agli altri poi le mie emozioni. Poi alla fine, proprio quando vedo comunque dei riscontri positivi, mi fa ovviamente piacere. E invece quando scendi a palco poi le persone che ti incontrano ti fanno oltre ai complimenti, ti fanno altre domande particolari che comunque ti hanno sorpreso e ti hanno anche fatto piacere ascoltarle. Sì, sicuramente adesso mi è capitato un po' pochino, però sì, penso, ma essendo artista emergente, ecco, ancora c'è di strada. Però sicuramente quelle poche persone che mi hanno dato un riscontro positivo mi hanno fatto piacere. C'è qualche artista in cui ti sei ispirata che nel tempo poi anche ti fa crescere artisticamente o comunque involontariamente hai comunque sottratto un po' di quello stile, un po' quel riff che ti porti dietro? Sicuramente per il mio amore per, insomma, quando ero bambina era Laura Pausini e lei sicuramente mi ha influito a livello melodico delle canzoni. Però poi dove sono gli altri che sono come Dalla, De Gregori e Freddie Mercury, sono i miei idoli che porterò sempre nel mio cuore. Provare a scrivere testi in inglese, visto che la lingua italiana porta comunque a fare discorsi molto lunghi, perché a volte o è più facile scrivere con testi molto lunghi, oppure essere un po' più sintetico come nell'inglese, perché si dice musicalmente è molto più adatta. Sicuramente se vuoi fare una cosa melodica che rimane in testa, meno parole ci sono, più riesci a entrare nella testa degli altri. Se invece fai dei testi un po' più lunghi, diventi comunque sicuramente come vari cantautori, no? Come Dalla, De Gregori, avevano dei testi molto intensi, però sono delle poesie. E ci sarà la possibilità poi nel tempo, facendo altri brani, a raggiungere l'obiettivo di fare anche un disco, un EP in formato solido? Oppure. Diciamo, perlomeno non voglio programmare nulla, però quello che mi viene faccio. Poi, però, sicuramente nuovi brani ci saranno, ecco. Bene, e noi intanto ti ringraziamo per l'ospitalità. Grazie a te. Perché a questo punto ci diamo appuntamento per il prossimo brano, perché visto che già in lavorazione, sicuramente in lavorazione, oltre che promuovere questo disco, sicuramente sei in promozione, già in programmazione di nuovi dischi, nuove parole. A questo punto, immergendosi in questo giardino che è pieno di parole, che poi tu traducerai in una nuova canzone.
Noi ci diamo appuntamento e ti salutiamo. A questo punto ci mancano i saluti finali. Grazie mille a te, grazie a tutti. Piceno Game presenta l'intervista di Pietro. Grazie.